Allora, corso di laurea in architettura, scuola politecnica, che sei studi di Marengo, dipartimento di architettura, nonché lab di architettura, gruppo di ricerca. Dico, vogliamo dirle tutte, diciamo così, abbiamo accontentato tutti. Allora, Fabio, ti prego di mandare il PowerPoint o il PDF, vedi tu. Beh, innanzitutto la giornata appare è molto impegnativa, sarò breve, si dice sempre così quando si è più lunghi di quanto si immagina. Ho preparato alcune immagini importanti che hanno bisogno però di una premessa. Il lavoro che vi stiamo proponendo è un lavoro propositivo, è un lavoro che va verso una direzione che è quella del credere che a Palermo le infrastrutture sono necessarie attraverso però la qualità del progetto. Il progetto non è solo legato all'opera, quanto è soprattutto legato alla città. E quindi il tema di cui voglio parlare su Palermo non è esclusivamente l'anello, come lo abbiamo visto oggi attraverso la sua configurazione infrastrutturale, ma l'anello nella città. È per questo che abbiamo immaginato che questo lavoro fosse appunto la città dell'anello ferroviario, il vero tema. L'anello ferroviario è un anello che si trova in ambito urbano, in una parte di città densa, in cui praticamente quasi nulla è più possibile fare. Allora l'anello è una risorsa, è una potenzialità, perché rimette in discussione anche un modo di vedere la città fissato su se stesso e quindi ipotizza delle proposte di trasformazione, nonché poi anche di riciclo, di parti di città che siamo abituati a vederle trasformare molto lentamente. Allora l'immagine che seguiranno hanno a che fare con un metodo di lavoro che abbiamo sviluppato dentro i laboratori di progettazione architettonica 5, dentro le tesi di laurea, e che sono diventate anche oggetto di ricerca che presentiamo, che presento in occasioni di ricerca, di confronto con comunità internazionali. In particolare già ho presentato alcune parti di questo lavoro proprio in Francia, a Parigi, dove sono membro di un laboratorio di ricerca che si occupa appunto, è un laboratorio di architettura, infrastrutture e territorio. L'operazione ecco, Palermo è un'operazione anello, è un'operazione che quindi vede concentrato, si vede concentrato in una parte di città che tutti riconoscete, che è quella della città borghese, la città che al Politeama si spinge fino a Viale Lazio. E che tocca alcuni punti nevralgici, la piazza Castelnuovo, il Politeama, il porto, una parte dell'anello che, come è stato detto questa mattina, già esiste, che è l'anello che collega il porto con Notarbartolo, con le stazioni Giacheri, Imperatore Federico, fiere che già esistono. E si pone anche alcune domande su cosa fare delle stazioni, quelle anche esistenti, perché noi parliamo dell'anello sempre in termini di costruzione di nuove della linea e di nuove stazioni, ma sappiate che l'anello esiste e in funzione. Con i miei studenti l'abbiamo preso, abbiamo fatto il tratto Giacheri-Notarbartolo, è già in funzione, quindi attenzione a pensare che l'anello non esiste. L'anello esiste, è una realtà di Palermo. Avevamo fatto un conto, adesso non ricordo più i numeri, ma il numero di flusso di viaggiatori che si muove attualmente è molto alto. Allora, questo per dirvi che l'anello è una realtà di Palermo, che ci piaccia o no, è una realtà che a mio avviso è una realtà di potenziale importante, e quindi sono certo che quando sarà realizzato sarà una realtà importante. È un anello che nella prossima immagine. Andiamo avanti, ecco, è un anello che in questa planimetria che abbiamo disegnato si incrocia con alcune infrastrutture esistenti, il passante, quindi alla stazione Notarbartolo abbiamo il passante, ci saranno le nuove stazioni, le nuove fermate della futura linea tranviaria, forse, ci sono sicuramente quelle esistenti. Ma c'è anche un progetto sotterraneo che è la MAL, che in
qualche modo scorrerà sotto lo stesso anello ferroviario. Allora, il tema dell'anello in realtà è pretestuoso, come lo immaginiamo noi, perché il tema dell'anello rimanda al futuro della nostra città, al futuro delle grandi infrastrutture a Palermo. Allora, questo è un aspetto importante, perché questa è una sfida importante per Palermo, che però chiede una pausa di riflessione. Cioè, i progetti devono essere elaborati con quella capacità critica di pensare da una parte all'infrastruttura, dall'altra al flusso dei viaggiatori, ma soprattutto a un altro tema che è quello della città, ovvero dello spazio pubblico. Non esiste fermata stazione della metropolitana in Europa che non si confronti col tema dello spazio pubblico. La piazza Politeama è in questo la punta dell'iceberg di un sistema che evidentemente non si confronta con uno dei temi più importanti della città. Questa città, mi pare evidente, che soffre di un problema che è la sua incapacità a riconoscere lo spazio pubblico come un tema di progetto e non come una risistemazione di cestini, panchine e dissuasori. C'è una premessa però, quando si lavora sulle infrastrutture bisogna informarsi, tenersi informati, bisogna studiare, dico ai miei ragazzi, bisogna studiare cosa, le buone pratiche delle altre città. Quindi noi, quando abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo studiato dei dossier che, sentite bene però, le città avevano, in questo caso sono Londra, Parigi e Mosca, hanno preparato e hanno consegnato ai futuri architetti, ai futuri progettisti, per imparare le buone pratiche che poi dovranno in qualche modo riversarsi nei progetti. Cioè sono dei dossier di pre-progetto che spiegano non tanto come si fanno le stazioni della metropolitana, quanto a cosa servono le stazioni della metropolitana, quali sono i temi delle stazioni metropolitane di una città che prova a immaginare il suo futuro. Quindi questi sono i progetti di Parigi 2030, Londra 2030, Mosca 2050, cioè quando si mettono queste date è chiaro che siamo di fronte a città che non stanno facendo un'opera che serve adesso, ma che serve adesso perché serve nel futuro della città. Questi sono dei dossier e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di studiare, di tirare fuori le buone pratiche per immaginare, prima di fare un progetto, quali fossero questa volta le buone pratiche per Palermo, città europea insieme alle altre. Andiamo avanti. È inutile dirvi che abbiamo invitato tanti professionisti, tanti esperti, che ci hanno raccontato ognuno la loro visione della città mediterranea, dello scavo e del sistema geologico palermitano. Pietro Todaro ci ha spiegato questo, quello che qualsiasi progettista deve fare quando lavora in un luogo che conosce magari solo in superficie. In questo caso la metropolitana ci obbliga a lavorare sottoterra e quindi a riconoscere l'altra questione. E poi c'è il metodo, i temi, i progetti. Beh, sicuramente adesso andiamo guardando velocemente, ecco, il primo tema era, scusami, lo spazio pubblico. Ecco, lo spazio pubblico è importante che in questo caso Piazza Politeama, se torniamo indietro, ecco, sì, in questo caso noi abbiamo dato come obiettivo quello di immaginare che Piazza Politeama non è una piazza divisa in tre, perché attualmente sono tre piazze divise da una strada, ma si presenterà attraverso l'operazione anello ferroviario come una piazza unica. Lo slogan era tre piazze e una piazza, cioè un'unica piazza. La piazza Politeama già lo è, la piazza degli eventi, la piazza del Capodanno, la piazza dell'albero di Natale. Allora la piazza Castelnuovo richiede una riprogettazione dello spazio pubblico, dove poi ci saranno le stazioni. Le stazioni sono un complemento, sono un luogo in cui poi si esce. E poi, ecco, operazioni, andiamo avanti, operazioni come questa, operazioni in cui appunto
ci si può sedere, si può passeggiare, ma si può anche giocare. Si può anche giocare in piazza Pulitiano. Perché non pensare che lo spazio pubblico è lo spazio del gioco? I nostri figli vivono in questa città e quando poi giocano nei giardini privati, nei circoli, no? Allora perché non riportiamo questi nostri figli nello spazio pubblico come giusto che sia in tutte le città europee? Allora anche uno spazio del gioco, attenzione, poi qualcuno mi ricordo che mi ha detto in questi anni, ma a Palermo acqua non ce n'è. Vi prego, se questa è acqua, questa non è acqua, questa è una metafora dell'acqua, queste sono, io ho detto sempre, lasciate i tecnici, lasciatemi chi conosce le tecniche a fare immaginare alle persone l'acqua. Questa non è acqua, questo è un pelo d'acqua di 3 centimetri, questo è un luogo in cui si corre, in cui ci si bagna, in cui si può stare d'estate a rinfrescarsi, ma dico, prendetevi un aereo se proprio acqua non avete vista, andate a vedere una città come Vienna, come Berlino, ma come Parigi, ma come Marsiglia, che con pochissime risorse riescono a fare tante cose. E alcuni progetti si sono evoluti, questo è il progetto del porto, sono diventati anche altro, il porto è diventato una stazione di crociera, perché la stazione dell'anello ferroviario è qui la fermata, eppure la stazione di crociera è pensata qui. Ora, capite bene che è un po' strano, no? Allora, siccome il nostro è un progetto didattico, che vuole essere anche una verifica di certi ragionamenti della città, abbiamo fatto una prova. Se nel Molo Santa Lucia ci mettiamo un sistema, una stazione di crociera sospesa che mantenga il rapporto con i portacontainer. Oggi è stato detto, sicuramente Palermo è una città che va verso un'altra direzione del portacontainer, però non dobbiamo dimenticare che a Palermo c'è uno scambio di portacontainer notevolissimo che porta tanta economia. E siccome chi decide è il presidente dell'autorità portuaria, mi pare che sia evidente che chiunque si confronta con questi temi deve pensare di mantenere anche il più possibile le economie esistenti. Allora, per esempio, l'edificio scavalca i container, allora l'edificio diventa un giardino, l'edificio diventa, ecco, il prolungamento della città sull'acqua. Nella prossima immagine si vede, ecco, si può immaginare progetti che lavorano sulle due scale, il rispetto del porto nelle sue economie locali e poi il collegamento con la città. Ecco, queste sono alcune prove di alcuni studenti di quinto anno, ecco, questi sono elementi sospesi che collegano la città, ma ecco, questo è un progetto che ancora mi convince, questo è un progetto che riporta via Sicilia ancora in una possibilità, che è quella dello scambio multimodale della fermata. Qui abbiamo immaginato che la fermata della metropolitana scambiasse con le biciclette e lo facesse in maniera molto semplice. Ricordatevi che forse non lo sapete, ma proprio in via Sicilia ci sono 7 scuole. Ora, 7 scuole, molte sono scuole professionali, quindi i ragazzi possono andare in bicicletta o in motorino. Allora, perché non immaginare che via Sicilia diventi pedonale? E sia il riscatto di via Sicilia. Cioè, alla via Sicilia viene restituito uno spazio pedonale, e quindi in quel luogo può avvenire quello che avviene già in altri luoghi, in altri spazi pedonali. Andiamo avanti, la multimodalità è sottosopra, ecco, andiamo avanti. Ecco. Questo era un progetto oggi impossibile della stazione politeama, questo è quello che si poteva fare, no? se lo avessimo pensato prima. Il Politeama poteva diventare uno snodo importante sotterraneo, poteva diventare uno spazio in cui sottoterra potevano avvenire cose che non possono più avvenire in superficie. Andiamo avanti. Lo stesso vale per via Sicilia. Voi sapete che attualmente questa rampa esiste perché è la rampa che serve ai camion per fare la galleria giù. Qualcuno mi disse, quando abbiamo fatto questo progetto, a pensarci prima ci potevamo risparmiare i soldi del solettone, perché se lo lasciavamo aperto si poteva fare. Infatti, nei progetti che vedete, andiamo avanti, si poteva lasciare aperto, si poteva immaginare che c'era un sotto, si poteva immaginare che c'era, andiamo avanti, si poteva immaginare che si poteva
qualche modo lasciare bucato, lasciare forato, beh, si risparmiavano anche dei soldi. Allora il progetto fatto bene fa risparmiare soldi, fa risparmiare dei soldi, è fatto meglio e fa risparmiare anche economie. Allora, ecco, si poteva immaginare un sotto e un sopra, si poteva immaginare dei sistemi a due livelli. Andiamo avanti, ecco, architettura ipogea, altro tema, appunto quello del stare sotto. Andiamo avanti, ecco questo grande, ecco questa idea di immaginare il sotto e la piazza Politiama come un luogo di negozi, un luogo di attrazioni, anche una palestra, una piscina sotterranea, si poteva fare qualsiasi tipo di servizio. Oltretutto vi ricordo che il suolo proprio a piazza Politeama lo permette, anzi è un po' più duro di quello che dovremmo avere, quindi si può fare qualsiasi cosa. Ecco, andiamo avanti, riciclo e ibridazione. Vi faccio vedere queste due immagini. Questa, vi conoscete la stazione? Dove siamo? Giacheri. Andiamo all'altra. Dove siamo? Imperatore Federico. Ma queste sono due immagini che hanno fatto i miei studenti quando io ho detto: ma com'è possibile che una città non pensa al suo futuro? Pensa che quello che ha fatto 18 anni fa durante Italia 90 sia ancora possibile nello stato in cui è stato pensato. Cioè l'anello, si parla di anello soltanto nelle nuove stazioni, e le vecchie stazioni, ma siete andate, prendete la metropolitana, ci siete mai andati nella linea della metropolitana? Ma cadono a pezzi. Allora, quando i ragazzi hanno sentito cadono a pezzi, mi hanno fatto questi render, no? C'è una città in distruzione, cioè noi paradossalmente abbiamo metà anello che sarà bellissimo, forse, sarà bellissimo. E l'altra metà sarà così, no? Dobbiamo aspettare che sia così prima di intervenire dentro la stazione della metropolitana che abbiamo già, cioè dobbiamo aspettare che tutto si distrugga e che loro si distruggano insieme a tutto. Possiamo immaginare che una città vada incontro a questo. Allora l'operazione che stiamo svolgendo adesso è quello di lavorare, qui in questo caso è una tesi di laurea su Imperatore Federico. Il tema è quello del riciclo, perché è vero che si riciclano i rifiuti, ma si riciclano anche l'architettura. Allora questo, per esempio, se torniamo un attimo indietro, aveva tre ipotesi. Uno è: cambio la facciata, questo è lo stato di fatto. Un altro è: ibrido, costruisco sopra e con nuove attività. L'altro è: demolisco e ricostruisco. Abbiamo lavorato su queste ipotesi, ibridiamo, lasciamo tutto per com'è, però lo trasformiamo. L'operazione che poi vedete è quella di Imperatore Federico, nel quale c'è un campo sportivo, qui stanno giocando a basket, qui ci sono dei negozi. L'operazione non può essere pubblica, non si può immaginare che la città sia tutta pubblica. L'operazione funziona se io ibrido non soltanto gli spazi, ma anche le economie. Si deve immaginare che i privati investano sulle stazioni della metropolitana. Allora questo è possibile, come è possibile dappertutto? Non sto dicendo cose strane, sto dicendo cose che a due ore di aereo, a un'ora e mezza di nave, esistono già. E quindi il tema, quella della linea del ferro, sì, va bene la linea del ferro, ma va bene se la linea del ferro è collegata con lo spazio pubblico. Andiamo avanti. E poi un altro aspetto importante, questo era un aspetto inizialmente di ricerca molto spinta e innovativa. Cioè noi abbiamo immaginato che le coperture dell'anello ferroviario, vi invito a vedere cosa sono le coperture dell'anello ferroviario nei progetti, fossero delle coperture innovative nella forma e nei materiali. E quindi ci siamo divertiti inizialmente a immaginare che fossero stampate realmente, non come i modelli, fossero stampate, perché forse molti non lo sanno, ma l'architettura si può anche stampare. In scala 1 a 1, chiaramente quando l'abbiamo detto a chi ci ascoltava, al comune, diciamo che non ci hanno creduto molto, pensavano stessimo scherzando o quantomeno delirando. Ecco, uno di questi progetti è stato mostrato in Corea del Sud, e questo progetto sulla stampa 3D per l'architettura ha vinto un premio internazionale. E allora si può fare. Certo, non l'ha vinto in Italia, l'ha vinto in Francia.
dove la Lafarge, fabbrica del cemento, sta investendo sulla stampa in 3D in cemento e in geopolimeri per l'architettura. Stiamo provando a stampare un edificio in scala 1:1. Allora questa possibilità esiste. Allora, voglio dire, innovazione, ricerca, spazio pubblico, sono le parole chiave che un gruppo di giovani, e alcuni meno giovani, stanno portando avanti dentro l'Università di Palermo, in rapporto con altre università. In questo momento siamo in rapporto con la New York University e quindi con un gruppo che lavora con Schumacher Zahid, studio Zahid, il quale stanno credendo che molte cose che noi abbiamo immaginato insieme a molte altre possono realizzarsi. Allora crediamo, per concludere, che, non so se c'è l'ultima immagine, però forse l'ultima immagine è questa, crediamo che, ritorno al pretesto, che l'anello ferroviario sia un pretesto per riportare Palermo nel suo futuro, non nel passato. Mi perdonerà Danilo, ma lo sa che io non ho mai condiviso l'idea della ricostruzione di Villa Deliella. Penso sempre che Villa Deliella una volta l'anno si può realizzare con un eurogramma, mi sta bene, però basta. Io credo che Palermo ha bisogno di futuro, ha bisogno di innovazione, ha bisogno di occasioni del progetto, però ha bisogno di ripensare la città a partire dalla città. E quindi l'infrastruttura va bene se però in testa chiunque sia, ingegneri, architetti, abbiano un obiettivo comune che è quello dello spazio dell'abitare, lo spazio del vivere in una città contemporanea. Grazie.